E oggi impareremo a costruire uno streamer. Utilizzeremo un AMO 1710 della Daiichi. Prima di iniziare vi voglio insegnare un piccolo trucco. Vedete che questo AMO ha un ardiglione. Per schiacciarlo in maniera definitiva lo inseriremo in questo modo all'interno del morsetto. Una volta inserito andremo a stringere la morsa del morsetto e l'amo sarà deprivato dell'ardiglione, come vedete. Questo ci serve anche per inserire poi la nostra pallina argentata di 3,8 mm. Questa non è in tungsteno, ma va benissimo. La infileremo e in questo caso non avremo nessuna difficoltà perché l'ardiglione non impedirà l'inserimento. Ok, una volta inserito estretto il nostro amo all'interno del morsetto, prenderemo il nostro bobinatore con un filo nero e andremo a creare una sorta di spessore in modo da bloccare la pallina. Vedete, la pallina non scende più, poi semplicemente andremo a molto velocemente a creare un sottocorpo su cui si fisserà il materiale e andremo fino alla corpatura dell'amo. Ok, poi staccheremo il filo, prenderemo del marabù rosso e andremo a prendere qualche fibra, in questo modo le pareggeremo. Ok, andremo a vedere la lunghezza. Dal mio punto di vista la lunghezza dovrà essere più o meno quanto quella dell'amo. Quindi andremo a fissare sul gambo, faremo un giro, due giri, tre giri, uno sotto e ritorneremo sopra. Ok, in questo modo abbiamo un fissaggio abbastanza saldo e strapperemo le eccedenze in questo modo. Ok, quindi avremo fatto una coda rossa. Ripasseremo per dare ancora uno spessore al sottocorpo. Arrivati a questo punto, prenderemo un filo di rame, taglieremo filo di rame e lo andremo a fissare laddove c'è la coda. Ok, bastano tre giri perché poi andremo a prendere dell'ice dubbing, in questo caso nero, perché vogliamo creare un contrasto rosso e nero, che in alcune situazioni di acque chiare può essere molto interessante o anche nei laghetti. Prenderemo un questo materiale e lo andremo a fissare sul filo senza l'utilizzo di nessuna colla, nel senso che questo è un materiale con delle fibre molto lunghe che con un po' di perizia può essere senza la cera. Vedete che abbiamo fatto così e adesso grosso modo questo è il meccanismo. Ok, gireremo. In chiaro, se poi vedremo che c'è qualcosa a sistemare, potremo sempre sistemarlo. Il corpo deve essere più o meno uniforme e arriveremo fino alla testa. Ok, se c'è un'eccedenza, a questo punto la togliamo. Facciamo due, tre giri e andiamo a prendere il nostro filo di rame e lo fisseremo, lo faremo girare intorno al corpo del nostro streamer fino ad arrivare alla testa. Faremo qualche giro, taglieremo e volendo poi creare un contrasto diverso in testa, andremo a prendere per esempio un ice dubbing verde, così.
lo metteremo sul filo e andremo a creare, potrebbe essere rosa, bianco, giallo, quello che ritenete opportuno per la situazione in cui andate a pescare. In questo caso ho creato, andrò a chiudere, conviene fare poi un altro giro di 3. Ok, a questo punto il nostro streamer è terminato. I materiali che abbiamo utilizzato sono un filo nero, un amo 1710 da ICI, l'ice dubbing nero e verde in questo caso, e delle piume di marabù per la coda. Vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande o commenti, scrivete qua sotto e sarò felice di rispondervi. E se questo video vi è sembrato interessante, condividetelo con i vostri amici pescatori a mosche. Ciao da Davide Marzorati e da flystore.it. Alla prossima!